rimasti che stavamo sfondando questo pavimento. E finalmente abbiamo abbastanza risorse per costruirci casa, presumo. Nello scorso episodio ti avevo detto che stavi... Ah, finalmente, hai capito. E ti avevo detto pure che sarebbe ora di costruirci una cesta per mettere a posto le cose. Che ne pensi? Ah, vedo che finalmente hai capito che hai l'inventario che è un casino. Nello scorso episodio sei stato, non hai fatto alcun taglio. Presumo che non vuoi fare i tagli neanche adesso. Ah, sì, devo ammettere che in questi episodi sei riuscito a mettere da parte un sacco di materiale. Però secondo me i blocchi che hai, di andesite, di diorite e di granito, non sono per niente sufficienti per l'obiettivo che ti sei prefissato. Secondo me hai bisogno di prendere altre cose. Visto che il granito è la cosa più resistente, secondo me sarebbe il caso che prendi prima il granito, tutto quello che c'è. Sì, quello è un po' complicato da raggiungere, però con un po' di pazienza e magari salendo su qualche blocco lo possiamo prendere. Non sarebbe male se trovassimo un altro po' di ferro. Ma non c'è bisogno che te lo dico. Ci penserà il tuo deretano a farcelo trovare, come al solito. Comunque ci servono anche diamanti. Quelli ci servono assolutamente. Appunto per quel progettino. Poi dovremmo scendere a grandi profondità, così da trovare anche l'ossidiana. Poi un'altra cosa che dovremmo fare è trovare della canna da zucchero per costruirci sia lo zucchero che i fogli di carta. Poi dobbiamo anche incominciare ad allevare le vacche, ci servono per via della pelle. Mamma mia, quante cazzo di cose dobbiamo fare! Penso che questa serie sarà lunghissima. Senza contare il fatto che dobbiamo anche costruirci il portale per il Nether. E adesso che sappiamo come si uccide il drago, ci costruiremo anche il portale per l'End. Perché sono sicuro che con la pietra dell'End si possono fare bellissime cose. Questa serie si preannuncia molto lunga e ricca di novità e sorprese. Comunque, un'altra cosa che dovresti assolutamente fare, lo sai qual è? Capire che cos'era quel glitch grafico che abbiamo avuto alla nostra destra. Bene. Cazzo, quanta gacchiaia! E cazzo, lo sapevo che avessi trovato ferro. Non ci sta niente da fare. Sei il culo più grande d'Italia. E manca un solo blocco, due. Bene. Oh, non ci credo, è più culo che anima. Che speravi che ce ne fosse altro, non ti basta quel culo che hai avuto? Beh, almeno con tutta questa ghiaia dovremmo ricavare abbastanza selce, sia per l'accendino che per le frecce. Minchia, quanta ghiaia! Ma ce ne sta proprio una quantità incredibile! Ci serve la pala nuova. E
E già che ci sei, fattene un paio. Un paio di pale. Cazzo, mi hai fatto parecchio di granito. Diciamo che questa caverna ci sta offrendo molto, molto materiale per costruirci la casa. Ma che ti sei fatto una sola pala? Fattene qualcuno in più. Vabbè. La serie è tua, fai come cacchio ti pare. Mazza quanta terra ci sta qua. Però questo nuovo aggiornamento di Minecraft è strano. Cioè, dentro la roccia ti fa trovare terra. Magari potresti utilizzare questa terra per farti un piccolo campo di grano sotterraneo. Poi sarebbe una bella idea, no? Costruiamo una base sotterranea e ci facciamo un campo. Che ne pensi? Potrebbe essere, diciamo, utile per avere delle scorte alimentari continue. Sì, però so che è parecchia terra. Devo ammettere che è parecchia terra. E la cosa un po' mi preoccupa, perché non vorrei che qua sotto ci fosse qualche sorpresina non gradevole. Specialmente tu che ti si infili dentro, senza tener conto che potrebbe essere pericoloso. Ti avevo detto che servivano più pale. Ma perché ti conservi tutta sta terra? Siamo circondati dalla terra. Mi sa che fra poco dovremmo tornare su perché siamo al finire il legno. Altro ferro. Non sarebbe una cattiva idea costruirci degli utensili di ferro, che ne pensi? Piccone. Ascia. Un'altra spada. Ecco, io vorrei capire una cosa. Abbiamo fatto gli utensili di ferro, perché non abbiamo ricevuto gli achievement del fatto che abbiamo avuto questi utensili migliori? Beh. Io direi che qualche pezzo di ferro ci conviene conservarcelo. O perlomeno costruirci l'accendino e la forbice, che ne pensi? Bene, vedo che mi sai a sentire ogni tanto. La forbice no? E voilà, abbiamo aggiunto un altro di 3 pezzi di ferro per farci un secchio.
Però secondo me se ci scaviamo ancora troveremo altro ferro. Che muro di ghiaia! Non lo so perché, ma il mio istinto mi dice che dietro a tutta questa ghiaia ci sarà qualcosa di ferro. Di solito il gioco è così. Dietro la ghiaia, dietro il materiale più fastidioso da prendere, ci sta qualcosa di utile. Scusate, ma sono ancora raffreddato e una voce molto rauca. O come direbbe Rocco Siffredi, una voce molto rock. Sì, lo so, è una battuta del cazzo. Mi chiedo proprio come faresti tu il commento a questo gameplay se potessi parlare. Dieci a uno che sotto quel pezzo di terra ci sta qualche sorpresa. Pure tu hai paura, ancora non l'hai scassato. Anche tu pensi che là sotto ci sia qualche sorpresa, infatti lo stai lasciando probabilmente per ultimo. Ragni, ragni, ce ne abbiamo tutti intorno. Là ci sta altra ghiaia. Anche a padroni la torcia l'hai messa non sulla ghiaia. Quando vai a rompere si stacca. Visto che questo gameplay è solamente un continuo scavaggio di materiali in miniera. E visto che stiamo quasi per sforare i 14 minuti, io direi che sia arrivato il momento di congedarci, mentre tu finisci di perforare il soffitto di questa caverna. Io vi dico che se il video vi è piaciuto, pollice in su. Se volete, se vi piacciono questi video, iscrivetevi al canale, condividete e ci vediamo alla prossima volta. Ciao! Good night.